In pace di Cristo, fratelli, Dio vi benedica. Sì, per rendervi un po' una panoramica di tutto quello che sta succedendo con questo locale, la trattativa non finisce mai, continua. Questa persona abbiamo avuto una riunione al suo ufficio, lui ha un grande grissinificio a Caselle, è un capannone grande, sono più di 10.000 metri quadri, tra la produzione e la parte di stoccaggio della merce, spediscono in tutta Europa, in tutto il mondo, in America. E questa persona è una persona molto occupata. Molto occupata, hanno appena fatto una transazione. Questa persona mi ha confessato che ha perso una grossa quantità di denaro semplicemente per passare da un locale che lui si era impegnato a comprare, che poi non ha più comprato, e ha scelto di comprarne un altro all'ultimo momento vicino a lui. È una cifra grossa che supera i 100.000 euro e questo ci fa capire che sono comunque persone che sono persone che importanti a livello lavorativo, no? A livello economico. Quindi diciamo questa proposta di 1.000 euro di affitto che noi le abbiamo fatto per questo locale quasi lo fa ridere, no? Però ho capito che sono persone molto occupate, lui ha la volontà di affittarcelo. Ci sono delle problematiche di burocratiche dietro tutto questo, nel senso il locale ha una destinazione d'uso che è uso deposito. Ci sono delle cose da chiarire se noi come associazione possiamo insediarci in un locale con destinazione d'uso deposito piuttosto che in un locale commerciale o uso uffici, perché la destinazione d'uso che serve a noi è come luogo di culto. Ora ci sono delle leggi particolari che ho studiato e sto verificando e sono in contatto con l'ufficio tecnico comunale e edilizio del comune di Torino e stiamo intraprendendo questo discorso per capire, perché c'è una legge che tutela in particolar modo le associazioni che hanno un fine sociale. Quindi di conseguenza il nostro statuto prevede diversi fini sociali. Quindi è possibile che possiamo insediarci in una tipologia di locale con una destinazione diversa da quella che realmente avremo bisogno. Quindi questo è sotto il profilo legislativo, la cosa sta andando avanti, il rapporto tra la Chiesa e il Comune. Adesso ho preparato una bozza di contratto che farò vedere al direttore di questo ufficio tecnico di Torino. Ci siamo già scambiati diverse mail. Ora io ho preparato questo contratto e l'ho inviato al proprietario perché me lo firmi. Una volta firmato e compilato con tutti i loro dati, l'ufficio tecnico ci darà il parere favorevole o meno per poter andare in questo locale. Questa è solo una piccola parte di tutto quello che c'è da fare, perché poi il proprietario, questo è un locale molto grande, un locale più di 1.000 metri, quello che noi prenderemo è solo una porzione, la porzione che non dalla strada verso là, ma da metà verso il fondo. Quindi il locale, essendo un lotto unico, include un'altra, sì, è metà capannone più una struttura di 120 metri quadri che si può adibire ad uso abitazione, uffici, mensa, scuola, quello che si vuole. Sì, in poche parole, quella piccola casetta, chiamiamola così, è grossa quanto questa sala, suddivisa in quattro stanze, se non sbaglio, con un bagno. Stavo dicendo, oltre questo, stavo dicendo ah sì, c'era, questo è l'unico lotto, quindi di conseguenza dopo che ci hanno dato il permesso di andare lì, bisogna che, siccome il proprietario è talmente impegnato che non ha la possibilità e neanche la voglia di fare tutto questo che c'è da fare, noi ci siamo impegnati come chiesa a fare tutto ciò di cui c'è bisogno per far sì che questo contratto prenda forma. Quindi dobbiamo informarci con il comune. Bisognerà fare una comunicazione che il proprietario dividerà il lotto unico in due lotti separati e uno di questi due lotti verrà affittato alla Chiesa. Poi la terza cosa, dovrà essere creato un muro che divide i due lotti, motivo per cui anche il pastore diceva, noi ci incaricheremo di fare dei preventivi al minor costo possibile affinché questa persona possa poi pagare i lavori.
Ovviamente, se fosse qualcuno della Chiesa, io invito a partecipare anche a questo preventivo, perché essendo una persona che è in continuo movimento, adesso hanno preso appena adesso un capannone grande, sono come 3.000 metri e dovranno adibirlo tutto a stoccaggio merci con le regole sanitarie, mi sembra che dovranno piastrellarlo tutto, dovranno creare impianti di riscaldamento, impianto elettrico. Io invito chiunque avesse la possibilità o che lavora nel settore a fare un preventivo, non costa nulla per questa persona. Oltre la parete, che è una parete molto alta, molto ampia, perché comunque è una campata di quanto saranno? 12 metri? Più o meno. Quanto è la campata del capannone? È una campata di 12 metri per almeno 6-7 metri di altezza. Quindi è una campata abbastanza grossa, una grossa parete, e sì, più o meno così, un po' più alta. Poi ci sarà da fare un preventivo per la suddivisione dell'impianto elettrico, perché ora c'è un unico impianto, quindi bisognerà creare un altro contatore e avere ogni lotto il suo contatore, lo stesso per il riscaldamento e lo stesso per l'acqua. Quindi questo è quello che noi dobbiamo portare su un piatto al proprietario per far sì che lui dica: ok, i costi sono questi. Nella speranza, confidando nel Signore, che ci dica di sì. Però lui mi ha fatto capire che, se tra virgolette noi gli risolviamo questi problemi, perché lui adesso si affianca a un geometra, che a quanto ho capito questo geometra si occupa della sua azienda di cose molto più grandi, sicuramente gli dice: ma questo costa chissà quanto, questo costa chissà quanto, perché magari deve correre in comune. Quindi magari se queste cose gliele sbrighiamo noi, ovviamente i costi sono ridotti, perché lui si immagina che per adibire questo locale deve spendere tipo 10.000 euro, ma io penso che non sia così, anche perché l'impianto dell'acqua penso basti mettere semplicemente un contatore tra le due linee come abbiamo già pensato. L'impianto elettrico si fa la richiesta all'Enel di mettere un altro contatore e di collegare l'impianto che c'è di là, e per il muro, se qualcuno fa un preventivo abbordabile, glielo presentiamo. E boh, con la speranza che poi anche questa persona magari si trova bene e voglia collaborare con chi ha fatto i lavori lì. Quindi più o meno questa è la panoramica della situazione. Preghiamo che questo locale diventi una realtà. Abbiamo bisogno di questo locale, abbiamo bisogno di preghiera, abbiamo bisogno di questo investimento da parte di ognuno di noi, per noi, per i nostri figli, per il futuro della Chiesa. Quindi questo è tutto, che Dio vi benedica, pace di Cristo.